di questa bellissima mostra mediterranea fanno parte altri gioielli di Sardi, che sono appunto i dolci, il pan. Vorrei chiedere a questa bella signora, come si chiama? Gabriella. Gabriella, lei ha un costume bellissimo. Grazie. Sono belli anche i gioielli. Una cosa, questi due bottoni, specie di queste cose, come si chiama? Questi rappresentano i semi materni. Ah, i semi materni. Si chiamano bottoni sardi, infatti. Bottoni sardi. È la filagrana. Un'altra curiosità, lei ha in testa, strano, il grembiule, vero? È un grembiule messo al rovescio. Ecco, al rovescio, e perché? Vedi, te la faccio vedere. Si vuol girare un attimo, per favore? Ecco. Io vi mostro proprio il grembiule, che è così messo al rovescio. Adesso la signora Gabriella ci dice perché. Allora, questo è un abito da matrimonio e le amiche, una volta che la sposa usciva dalla chiesa, li mettevano sul capo questo grembiule contro il malocchio. Ecco, quindi entra in chiesa con il velo bianco e quando esce le mettono il grembiule contro il malocchio. Anche un'altra cosa magica. Allora, parliamo un momento di questi dolci. Questi sono i guefus, sono dolci di mandorle lavorati con l'acqua fior d'arancio e lo zucchero, semplicemente, sono buonissimi. Ma io vorrei fare questo capolavoro che sta qua. Non esistevano una volta le uova di Pasqua, però le nonne ci facevano su cocò e gunso, cioè il cocò e l'uovo, e vedi che l'uovo viene anche lavorato con la foglia d'oro, perché era quasi un gioiello che veniva regalato al bambino. Ah, vediamo un po', adesso c'è un altro tavolo qua, cerchiamo di raggiungerlo e vediamo un po' il famoso pane, poi il pane sardo, che è una cosa bellissima. Sì. E ciascun pane ha un significato, per esempio, scusi, questo. Allora, signora, si metta, ecco qua, grazie. Questo pane qui è crudo. Allora, intanto questo è un pane di oristano ed è pronto per la cottura. Esatto. Ecco, lo vediamo invece. Rappresenta un pesce. Sono coccosi. Diciamo che ognuno si sbizzarrisce a seconda della propria creatività. Perché se voi osservate, il pane sardo è lavoratissimo e si chiama proprio pane vintau, cioè pane pitturato. Ed è magnifico, mi sembra un gioiello. Oh, io vorrei fare questo, che sono. Ecco, facciamolo vedere bene questo, perché questi sono dei capolavori, proprio, vedi? È proprio pitturato, è fatto con delle tagliato sempre con delle forbicine. È pane, guardate, guardate la decorazione, come gioielli, insomma, questo sembra un orafo che l'ha fatto. Vedi che ci sono anche gli uccellini, guarda, sono piccolissimi. Questo è un pane di nozze, per le nozze. Rose, ecco, sono panni per il matrimonio, sono magnifici, proprio dei gioielli. Allora, mettiamoli qua, ecco, sono vari panni, li facciamo, presentiamo solo questo e poi, ecco. Allora, questo è il pane con la sappa, praticamente è un pane dolce, fatto con le noci, con le mandorle, la sappa, la farina e lo zucchero. Benissimo. Ecco, adesso vi presentiamo un breve...